Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se seguite il canale avete già intuito dove sono. Siamo da Yep Components, più precisamente al Mountain Bike Connection Winter di Massa Marittima. Non ho potuto farvi vedere questo componente nello specifico durante i giorni dell'evento perché era sotto embargo, ma con questo video vi svelo un po' i dettagli dietro a questo reggisella. Parlando con Andrea, ve lo voglio mostrare più nello specifico perché altrimenti uno pensa: ok, un altro reggisella sul mercato, ce ne sono 200.000. Ma invece questo prodotto, secondo me, ha delle caratteristiche molto, molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione, giusto, Andrea? E sono veramente orgoglioso di introdurre al pubblico questo nostro nuovo prodotto. Per chi ci conosce o anche per chi non ci conosce, siamo Yep Component, produciamo reggiseli telescopici da 5 anni, siamo basati in Svizzera, nella Svizzera italiana a Lugano, produciamo i nostri componenti, la maggior parte delle parti tra Italia e Svizzera, i tubi invece le parti forgiate arrivano da Taiwan e poi viene tutto assemblato a mano con cura da noi in Svizzera uno per uno. È un prodotto molto particolare, questo è un nostro brevetto, completamente differente da quello che c'è sul mercato fino ad ora e la differenza maggiore riguarda proprio, come hai detto tu giustamente Andrea, è la manutenzione, che è una cosa che è un po' una seccatura, molto spesso per chi utilizza reggisella telescopici idraulici sapete che ogni tanto c'è il problema che un po' di aria entra nell'olio e allora avete un po' di sospensione che dà particolarmente fastidio. Quando succede bisogna tirare via il reggisella dalla bici, mandarlo in assistenza, non si sa bene quando torna, piuttosto che dover mettere un rimpiazzo, ci si spreca tempo, complicazioni, perciò abbiamo voluto fare una cosa rivoluzionaria che si basa su questa cartuccia che vi faccio vedere ora. È una cartuccia idraulica, ma non come quelle che si trovano in altri prodotti, che sono cartucce classiche idrauliche Sigillate, sigillate, ok. che contengono olio e gas ad alta pressione. La nostra cartuccia contiene solamente olio, è completamente revisionabile, si può aprire senza attrezzi speciali, cambiare gli OR, fare la revisione. E il gas, nel nostro caso, viene poi inserito da questa valvola Che all'esterno con la classica aria pompa. Sì, il pompetta gas degli finisce chiaramente ammortizzatori, e ok. l'aria normale con la pompetta degli ammortizzatori si riempie da qua. Perciò la cosa che rende veramente unico questo sistema è che si può fare il classico spurgo della camera dell'olio, perciò estrarre quelle che sono le eventuali bollicine di aria direttamente dalla bici senza dover togliere il telescopico dal telaio. Ok, quindi possiamo anche essere nel parcheggio del bike park, nel parcheggio Beh, di possibilmente ritrovo. in ambienti puliti, Ok, no, però questo dico, sì. se proprio capita che abbiamo un problema, possiamo farlo ovunque, diciamo, potenzialmente ovunque. Potenzialmente direi di sì, è meglio farlo in un'officina, questo Ok, ok. chiaramente. Questa procedura è veramente facile, dopo ve la faremo vedere. Una cosa molto importante, ed è anche per questo che partecipiamo a questo meeting al Bike Connection Winter 2020, è proprio per spiegare a voi, ragazzi della stampa, che non è un sistema quick fix come ci sono altri nel mercato. Ok, Quando si fa lo spurgo, è in uno questo spurgo caso è completo. uno spurgo completo, per fare un raffronto è come spurgare i freni, per dire si cambia Ok. completamente l'olio, perciò il sistema viene sanato completamente Ok, ed è come avere un fai prodotto un nuovo. reset completo, Un insomma. reset completo, esattamente. Ok, cominciamo. Va bene. Cominciamo questa operazione di spurgo. Andrea ci farà vedere proprio un mini tutorial su come effettuarla. Sì, ragazzi, è molto semplice, come vedete non bisogna togliere il reggisella dal telaio, si apre la valvola, il cappuccetto della valvola, si estrae perciò la pressione, si rilascia l'aria del reggisella. A questo punto apriamo il remote, in questo caso utilizziamo una normale fascetta per tenerlo aperto, ma si può mettere anche un bulloncino, qualsiasi spessore qua, Ok. per tenere aperta la valvola interna. A questo punto possiamo procedere ad aprire la cartuccia con questo tappo che c'è sopra, cioè
C'è un tappino che ci Google dà, 4, giusto? sì, che ci dà accesso alla camera dell'olio. La apriamo. A questo punto possiamo, già in questo caso, l'olio della cartuccia è in contatto con la pressione atmosferica, perciò già normalmente Ok. le bollicine possono eventualmente risalire, però se la situazione è, diciamo, abbastanza compromessa con tanta. Possiamo utilizzare questa siringa che noi diamo in dotazione, sia la siringa che l'adattatore. Se per caso non ce l'avete con voi o siete in vacanza da un'altra parte, basta andare da qualsiasi negozio di bici e funziona anche la siringa con l'adattatore SRAM per i freni, è Ok. compatibile con questo filetto, perciò si può a questo Quindi potete punto trovarlo ovunque per fare agganciare. qualsiasi. Esatto, agganciamo la siringa e facciamo qualche ciclo su e giù. Finché vediamo che Cominciano a salire le alcune bollicine, in questo caso la situazione non era drammatica, c'erano solo pochissime bollicine, perché faccio vedere giusto come dimostrazione. Quando siamo soddisfatti che Non vediamo che l'olio non sale più sale più aria. aria, a questo punto in posizione abbassata schiacciamo la siringa in modo da riempire completamente Ok, mandare in pressione. l'IFP, il pistone flottante viene messo a fondo corsa, perciò si riempie completamente il serbatoio dell'olio. A questo punto si rilascia il remote, perciò la valvola Quindi viene chiudiamo la chiusa, valvola, ok. e a questo punto possiamo togliere la siringa e virtualmente l'operazione è già conclusa. Dobbiamo solo rimettere il tappo e pompare la E pressione, rimettere l'aria nella camera. pompare Ok. l'elettrone nel Che sistema. olio bisogna utilizzare? Allora, nel nostro caso utilizziamo il L'olio per forcella, ok. Motorex, olio per forcella Ok, da 5W. 5, Ok. però visto che è un sistema estremamente semplice, per poter anche cambiare completamente l'olio si fa un'operazione simile, solo che si gira la bici sotto sopra per farlo Certo, uscire far scendere, l'olio, certo. piuttosto che togliere il Togliere, reggisella e certo. farlo sul tavolo così, però a quel punto puoi giocare con la durezza degli oli, puoi Ok, mettere per avere sei sedili. un po' più o meno Sì. scorrevolezza, Più che ok. vai con oli pesanti sui 7,5 fino a 10, hai un'azione più pastosa, più controllata, però meno rapida, meno veloce. Se invece magari vuoi una bomba di reggisella velocissimo, se corri piuttosto che se sei in climi freddi, conviene andare su 5 o su 2,5, però è molto Ok. Ok. rapido appunto la sostituzione Per la velocità di dell'olio. ritorno si può regolare la pressione dell'aria e cambia la velocità di ritorno, Sì, cambia giusto? molto. Noi abbiamo un range da 150 PSI fino a 250 PSI. Perciò Ok. cambia molto la velocità di ritorno e possiamo anche agire sui token Ok. che chi ci ascolta probabilmente li abbina più alle forcelle, alle sospensioni che al reggisella. In effetti questo è l'unico Che hai reggisella dei che ha token? dei token che vengono messi attorno alla cartuccia che adesso farò vedere, proprio per limitare quello che è il volume della camera dell'aria E e cambiare la rendere curva di l'azione un po' più compressione. progressiva, cioè man Ok. mano che si schiaccia la sella, bisogna avere un pochino più Di forza, di forza. ok. Come se fosse una forcella, diciamo, insomma. Bene. Esatto. Quindi possiamo concludere qua, Andrea? È Possiamo tutto del concludere, nostro. volevo solo far vedere che il reggisella è sanato e funziona dopo che avevamo messo l'aria. Ecco, una cosa È che si può completamente notare funzionante. anche dall'azione di Andrea è il fatto che il reggisella è veramente morbidissimo nello scendere, Sì, come anche è il comando. molto Comando morbido. che è molto interessante perché possiamo azionarlo sia con il pollice che con l'indice. Ovviamente qua ho la mano, non è giù, quella giusta, però possiamo azionarlo sia da sopra che da sotto la manopola. Una delle cose Esatto. che si può notare di più. Ti facevo vedere solamente come si mettono i token. Questa è la camera dell'aria, Ok. qui all'esterno della camera dell'olio. E basta aggiungere questi, se ne possono mettere fino a 4 e in pratica rendono l'azione molto più progressiva perché Ok, la pressione rampa di più man mano che si poi schiaccia, che si mi dicevi che abbassa. se apri la cartuccia dell'aria sotto la valvola si può inserire anche un Sì, ci sono i riduttore di corsa, travel giusto? reducer che sono questi. Che noi Ok. lo diamo comunque in dotazione, è già pre-tagliato in 15 mm, 10 e 5 mm, perciò si taglia
secondo la bisogna, e però bisogna smontare a questo punto la cartuccia, che si smonta facilmente senza attrezzi speciali, e si inserisce questo limitatore sotto la valvola. Ok, giusto per concludere, appunto per limitare la corsa, vi dico che questo regista sta facendo vedere anche la parte un po' più di personalizzazione dei colori. Abbiamo un sacco di colori per quanto riguarda sia il collarino di chiusura qui sopra che il comando a manubrio. Range di corsa, appunto parlando degli spacer, che va da 80 a 185 mm di corsa, un peso che va da 480 grammi fino a 560. Prezzo, sono valutato 420 euro ed è comprensivo poi di tutto il kit di volume spacer, riduttori della corsa e siringa per lo spurgo. Direi che da Yep Components è tutto, poi faremo magari un test e vi farò anche un video, magari tutorial su come fare, diciamo, uno spurgo fatto in casa da me, Certo, seguendo quello sarebbe che è il tutorial che ci sarà sul sito, a questo punto che c'è sul sito perché è tutorial. uscito oggi il video in cui presentate l'ammortizzatore, il reggisella. Se avete domande o qualsiasi tipo di dubbio, commentate qui sotto, fatemi sapere. Posso chiedere ad Andrea se volete qualche delucidazione riguardo questo componente. Comunque vi lascio linkato anche il sito per andare a vedere tutte le info. Noi ci vediamo al prossimo video. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate il bottone e la campanella per ricevere gli aggiornamenti sui nuovi video e le live in arrivo. Noi ci vediamo al prossimo video qui. Ciao ciao!